puntata di Fede e Sfide incontriamo Danilo Murlia, medico, membro della Chiesa Valdese di Torre Pellice, che ci racconta le sfide e le azioni che ha portato avanti nella sua vita. Buongiorno Danilo, buongiorno. Siamo venuti a trovarti in uno dei luoghi a te cari, dopo ci racconterai dove siamo e perché siamo qui. E intanto però ti chiedo di presentarti. Chi è Danilo Murlia? Cosa ha fatto, cosa fa nella sua vita? Ma ora Danilo Murlia è un 66enne che ha fatto il medico di famiglia per 40 anni, poi in qualche modo toccato dai 2 anni di pandemia ha avuto la possibilità di terminare la sua attività presso il Sistema Sanitario Nazionale e sono geriatra, mi sono occupato di anziani per tutta la vita e ora finalmente posso dire di fare il medico senza più troppa burocrazia e di poter fare le cose che mi piacciono e a cui tengo particolarmente a margine e concomitante alla mia professione che, se non fosse un termine troppo forte, avrei definito una missione. Ecco, su questo poi ci torniamo, sul tema della missione, perché fa proprio parte un po' anche del centro della nostra trasmissione, quindi fede e sfide, quali sono un po' le sfide che il nostro percorso di fede ci ha anche posto nella vita, come abbiamo, se abbiamo e come abbiamo voluto coglierle e come le abbiamo messe in pratica. Ma la scelta di diventare medico, come nasce? Da sempre, da bambino, giocavi al dottore convinto che saresti diventato Cominciamo un medico? Cominciamo già lì, io ho avuto uno zio per me fondamentale, che era il dottor Teodoro Peyrot, medico condotto, allora si diceva medico della mutua, poi se avremo tempo torneremo su questo termine di mutua, a Pomaretto e fu il mio padrino non solamente in modo figurato ma fu veramente la persona di riferimento perché sin da piccolo mi portava a fare le visite su per i bricchi della Val Germanasca e io lo aspettavo in auto e lì cominciai poi a ricevere, perché lo chiedevo, la valigetta del dottore a Natale e da lì venne la mia voglia di occuparmi di chi soffre. Non dico tanto dei malati, ma proprio di chi soffre, perché vidi come lui si comportava e una delle mie aspettative fu quella di in qualche modo emularlo, pur conscio che i tempi cambiano e quindi quello che era vero all'inizio degli anni 80 non era vero all'inizio degli anni 50 quando lui iniziò la sua professione e non è vero adesso nel nuovo millennio. Quindi insomma hai avuto un buon esempio davanti a te che ti ha convinto di una scelta che comunque faceva già parte della tua vita, del tuo sentire, delle tue emozioni. Danilo, tra l'altro, tu nasci nelle valli del Pinerolese o in altre zone d'Italia? No, ecco, anche questo secondo me è stato in qualche modo formativo, perché io sono nato a Livorno.
io giocavo con i figli del pastore Carcot, che era allora dopo Colucci, ecco questo è il tempio, e io tutte le domeniche ero lì. Mia mamma faceva scuola domenicale, ma la faceva la domenica per i bambini, quindi mentre c'era il culto noi eravamo nel presbiterio. E questa è la vecchia Livorno, quindi trovate questo, sì, non sì. C'entra. Sì, queste immagini qua. Sì. Un tempio. La nascita di Livorno è che l'Arno ha portato troppo avanti le sue foci, e quindi non c'era più il porto di Pisa, Repubblica Marinara. E quindi i Medici hanno deciso di fare un porto, ma avevano bisogno di gente, e allora hanno fatto le leggi leopoldine o livornine a fine 500. E tu non dovevi essere un assassino o un usuraio. Per il resto, galeotti, puttane, ebrei, protestanti, tutto faceva brodo. Porto di mare, c'è questo tempio olandese-alemanno sui fossi del 1700 che è uno splendore, adesso è stato finanziato dal FAI per almeno metterlo in sicurezza, ma già quando io ero bambino non c'era più un olandese alemanno in quella chiesa, in quel tempio lì andava a venire. Quei pochi che c'erano venivano da noi. Quindi tutti mischiati, tutti tutto mischiato senza una e zona non c'è il ghetto ebraico. Specifica per non la non c'è il ghetto ebraico. Difatti la sinagoga l'hanno bombardata, ma perché era vicino al porto. Ah. L'ha massacrato, Livorno. Se essendo porto, figurati. Porto. Fondamentale. Sì. E quindi, sai, una città che non ha ghetto non ce n'è così tante, eh? Anzi, dicono che è l'unica. Pensate, non sapevo questa cosa. Si parlava di più di 84 nazioni presenti nel porto di Livorno e questo fu molto importante, secondo me, per la mia formazione futura. È sorprendente come i primi anni di vita in qualche modo diano una sorta di imprinting che poi andai a riconoscere appena avevo un momento di tempo, e lì ho scoperto un altro pezzo del puzzle, perché Livorno è comunque la città delle leggi livornine di fine 500, il tallero d'oro dei Medici di quel periodo era Gentis Divertibus Una, quindi tra le molte e diverse persone, ma una sola umanità, e fu un altro un'altra cosa che mi portò a occuparmi dell'altro e dell'altra, cercando di conoscerli. Quindi Livorno, porto di mare, ma direi anche città multietnica, multireligiosa. Tu appartenente alla comunità valdese di Livorno e poi, insomma, hai confermato la tua appartenenza alla Chiesa valdese, poi quando hai avuto l'età giusta per poterlo fare, a questo punto però nelle valli, e hai proseguito qui il tuo impegno.
Perché tu sei fortemente impegnato nella Chiesa Valdese di Torre Pellice adesso come membro di Chiesa, come membro anche della Commissione Evangelizzazione. Avete fatto molte cose in quest'ultimo periodo, vi siete aperti molto alla comunità, ma anche proprio alla società, con delle riflessioni su dei temi molto attuali: il fine vita, l'eutanasia, l'accompagnamento alla morte, insomma, tematiche che sappiamo bene la Chiesa Valdese affronta, ecco, da parecchi anni, di cui però si parla sempre ancora poco, quindi insomma è una bella cosa questa vostra attenzione. Sì, io ho fatto parte della Commissione Evangelizzazione fino a qualche mese fa, poi la mia curiosità è direttamente proporzionale alla mia inquietudine, e quindi dopo un tot di anni bisogna cambiare, e quindi il mio impegno rimane. Sono stato eletto deputato al sinodo per la mia comunità di Torre per quest'anno. A volte ritornano, perché sarà la terza volta che lo faccio. E il periodo delle nostre conferenze estive come Commissione Evangelizzazione, secondo me, le ricordo con grandissimo piacere, ma sono anche certo che dopo un po' è bene lasciare spazio, perché è giusto. Certo, è giusto. E fa bene a tutti, insomma, cambiare è una cosa sana, soprattutto dopo che insomma si è portato a casa anche un bel risultato e si è soddisfatti di quello che si è fatto. Io credo sono soddisfatto. Ecco, visto che abbiamo introdotto l'argomento della fede, che insomma è proprio un po' il tema su cui noi vogliamo tornare, la tua appartenenza religiosa, quindi in questo caso la fede valdese che ti ha accompagnato la tua famiglia, ha in qualche modo influito sulle tue scelte, sui tuoi impegni personali, sul modo con cui tu ti sei approcciato al tuo mestiere, quello di medico? Sicuramente, perché ho avuto un padre che mi ha tracciato un solco ben preciso, occupandosi prima della chiesa e poi per 20 anni degli ospedali valdesi, soprattutto dell'ospedale valdese di Torre. Poi lui fu il presidente storico degli Amici dell'Ospedale, andò a collettare per le due ristrutturazioni che vi furono, e devo dire che morì per sua fortuna prima di vedere quello che poi sarebbe capitato da lì a 2 anni, cosa che lui aveva peraltro in qualche modo presentito. L'esempio familiare, l'esempio del mio mondo, della mia terra, come si dice bene secondo me adesso, l'appartenenza a una comunità che mi ha dato delle cose, non solamente dal punto di vista storico, ma anche di insegnamento, ecco che quindi mi sento pienamente nel DNA valdese, contento di aver potuto fare anche una esperienza, per quanto infantile, in un posto altro. Non le valli, ma Livorno. A Livorno. Mm-hmm. E, dal punto di vista della fede, non è una battuta, ma voglio citarla perché questo mio amico che la disse molti anni fa mi aveva in qualche modo colpito, perché lui mi diceva: mi piacerebbe essere credente, per ora sono sperante. E l'ho trovato bellissimo, e lui lo sa che gliel'ho rubato, perché diciamo che il mio percorso di ricerca
è ancora in corso. È mai andato in conflitto col tuo mestiere? No, mai. Questo percorso? Mai. Mai. Anzi, è stato un aiuto. La lampada al mio piede, per citare. C'è qualche esempio, un ricordo che hai di un momento in cui ti sei appigliato proprio alla tua fede in modo particolare? Non tanto io appigliato quanto aiutato gli altri. Dobbiamo sempre pensare che la sofferenza, io più che curare ho voluto prendermi cura delle persone, che c'è una bella differenza. Non è tutto morire, ma è soffrire. Quindi il momento della sofferenza, se viene in qualche modo coinvolte tutte le persone che stanno intorno al malato, e non solo con gli atti medici, ma anche con la parola, ecco che si può sicuramente aiutare. Teniamo conto che un medico massimalista, io poi ho avuto quasi sempre più del massimale, 1600 pazienti, si aspetta 25-30 decessi all'anno. Quindi io ho dovuto in qualche modo gestire il lutto o direttamente al capezzale o indirettamente, perché mi veniva poi riferito e arrivavano poi le persone in lutto, una cosa come 1200 persone. E quindi credo che la mia persona in qualche modo, protestante, abbia aiutato anche chi protestante non era. Bello. Veniamo al luogo dove siamo adesso, perché questo luogo è la sede di uno dei tanti progetti che ti vede protagonista. Siamo nella sede degli asili notturni di Pinerolo. Che cosa sono questi asili notturni? Allora, gli asili notturni, contrariamente a quello che uno immediatamente può pensare, non è il posto dove le mamme portavano i bambini di notte quando avevano i turni alla Fiat, bensì, facendo un piccolo passo indietro, la famiglia Mail era una famiglia piuttosto interessante, perché Jean-Pierre Mail, professore al collegio, diventa il fondatore degli Artigianelli a Torino. Ha tre figli: William, che è colui che fonda il rifugio Re Carlo Alberto, il fratello Enrico è fondatore della Società di Studi Valdesi, e poi Paolo fonda gli asili notturni a Pinerolo nel 1888. È un posto dove venivano accolti i clociardi allora. È interessantissimo il libro matricola degli inizi Novecento, dove coloro che afferivano al dormitorio erano gli extracomunitari, gli svizzeri, gli austriaci, quelli erano
i clochard che afferivano a questa istituzione. Istituzione che poi diventa, sì, a Torino, diventa anche studi dentistici, studi di medicina generale, studi oculistici per gli indigenti. Gli si dà un letto per 30 giorni e poi li si cura e per un periodo anche più lungo. Nel 2018 decidiamo, ed era il 27 gennaio, che era incidentalmente la data del compleanno dell'anniversario della nascita di mio padre, ed era l'anniversario della fondazione degli asili notturni di Torino. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, ma soprattutto qui non è il posto per fare un dormitorio, abbiamo fatto uno studio dentistico. Qua c'è lo studio. Qua c'è lo studio. Uno degli studi o uno solo? C'è questo? C'è solo questo, certo, okay. C'è solo questo perché otto odontoiatri e odontoiatre sono tanti, ma sono pochi per lavorare tutti i giorni. Certo, diluiti nella settimana, chiaro. Sì, praticamente vengono un turno al mese, qualcuno due turni al mese. Tutta l'attrezzatura, tutta acquistata? Tutta acquistata. Ecco, questo fa parte dell'inizio di finanziamento degli asili notturni di Torino. Anche perché insomma loro ci diedero 40.000 euro per tirare su. Fare uno studio odontoiatrico costa 15-20.000 euro, perché certo. C'è tutto gli impianti. L'impiantistica, certo. Inizialmente di questi utenti c'erano molti italiani, adesso meno, perché li abbiamo curati e adesso abbiamo ancora nella lista d'attesa altri 350 e va sempre ad aumentare comunque, certo, il numero. Certo. Uno dei nostri odontoiatri si occupa soprattutto dell'ortodonzia infantile e quindi mettiamo gli apparecchi. Non facciamo ovviamente implantologia, anche perché ci vorrebbe poi una cura dell'igiene che non sempre questa tipologia di utenti ha. Abbiamo un sogno nel cassetto, che potrebbe anche essere un prossimo progetto 8x1000, di avere un igienista odontoiatra che magari anche con dei piccoli gruppi di bambini faccia non solamente la detartrasi, ma proprio una prevenzione e un'informazione, ma questo me lo tengo potrebbe essere in effetti le mie cose. Un futuro progetto 8x1000. Bello, bello. Questa è una testimonianza, insomma, dell'inaugurazione dell'ambulatorio in cui tu anche eri presente, no, Danilo, a questo momento? Io ero presente perché sono indegnamente presidente di questi asili notturni e quindi facendo un discorso e citando appunto Paul Mail, citai anche il termine mutua, perché io rivalutai da sempre il termine medico della mutua, perché avevo visto quanto aveva fatto male a mio zio Peirò a Pomaretto il film di Alberto Sordi, Il medico della mutua, perché lo aveva addolorato in modo significativo e comprensibile per uno che andava a far partorire su per le borgate della
di San Germano piuttosto che di Perosa Argentina. Si dava un'interpretazione un po' un'interpretazione da commedia dell'arte, da come faceva, di parziale denuncia, ma far ridere, però era stato... Ecco, da allora io dico, non essendo più i tempi del medico della mutua, che scomparve al momento nel 78, quando iniziò il sistema sanitario nazionale. Tuttavia, noi medici di medicina generale abbiamo affondato le nostre radici e Cosmacini, che è lo studioso storico della medicina per antonomasia, ultra novantenne, lucidissimo, a cui diedero anche una cattedra di storia della medicina all'Università di Milano, che non esiste in molte altre università, Torino ad esempio non c'è, ha fatto il suo ultimo libro, Il medico della mutua. Ecco, mutua come termine ha questo significato di mutua assistenza, cioè io ti do e io ricevo, e insieme, se voi ricordate le società di mutuo soccorso, sì, ci sono le due mani, una con il polsino della camicia e l'altro invece del bracciante, che si stringono la mano per una mutua assistenza. Qui ci sono persone che si abbracciano e dietro c'è la squadra del compasso, che sono i segni della massoneria. Sì, cioè rappresentano il lavoro, le arti. Esattamente, le arti muratorie, sì, perché noi diciamo che discendiamo adesso sono liberi muratori speculativi, ma in realtà c'erano gli operai muratori operativi che costruivano le cattedrali, okay, e quindi avevano le logge dove disegnavano e c'era il maestro che ti insegnava e faceva fare agli apprendisti, insomma questa è la storia. Agli asili notturni sin dal 1888 c'è la squadra del compasso in via Ormea. Ah ecco, dove loro... che torna. Sì, torna quindi... in qualche modo. Ci parlavi di un progetto, di un'iniziativa, di un tuo coinvolgimento anche al Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San Giovanni, struttura della Diaconia Valdese? Sì, nel 92 venni chiamato dall'allora presidente del comitato di gestione Emanuele Bosio a gestire come geriatra e medico di famiglia gli allora 80 ospiti del Rifugio Carlo Alberto. Era un periodo dove il rifugio pativa, perché nella Vulgata all'asilo di San Giovanni ci andavi, al rifugio ci finivi. Venivi messo. Perché era il mail aveva detto che era un ospedale per inguaribili e incurabili. E anche indigenti, per cui finire al rifugio era perché eri malatissimo e poverissimo. Per cui ancora all'inizio degli anni 90 il rifugio pativa, un po' forse anche per la sua collocazione topografica, e quindi stavamo perdendo ospiti. E allora, io era già un paio d'anni che mi interessavo di Alzheimer, e allora con l'ingegner Armand Pilon, che successe a Emanuele Bosio, cominciammo a ragionare, girammo un po' con la caposervizi del rifugio,
per andare a vedere le realtà in Svizzera e nell'Italia, in Lombardia, e poi a fine degli anni 90 iniziammo questo centro diurno Alzheimer, allora era per sei, e poi questa idea è evoluta negli anni. Per il discorso di prima, dopo 10 anni io me ne andai, perché dovevo andare da un'altra parte, e poi Marcello Galetti prese il testimone con grande cipiglio e fece tutto quello che adesso è all'onore del mondo. Sì, dal Rifugio Re Carlo Alberto è partito questo concetto di comunità amica verso le persone con demenza, però insomma le basi partirono... Ma senza nessuna, presunzione o... Senza immaginare neanche cosa sarebbe potuto diventare. No, era... E una delle mie soddisfazioni è che l'anno scorso una figlia di un ospite della Prosenectute, dove adesso faccio questo progetto che magari accenneremo dopo, e che lavora al rifugio sin da quando io ero lì, mi disse quell'idea lì in qualche modo ci permise di continuare a lavorare, perché noi eravamo proprio su una china in grande discesa. Invece aprì un ambito su un cui ambito... c'è ancora tantissimo da fare e che è molto, molto innovativo anche da questo punto di vista. Volendo chiudere la nostra chiacchierata, se ti chiedessi una sfida che la tua fede ti ha posto, quale potrebbe essere? Una sfida che può essere stata vinta oppure no, o che è ancora in corso di svolgimento? Paradossalmente è non fermarmi alla mia fede, ma avere dei percorsi di ricerca alternativi che interagiscano e si integrino, e questo è stato motivo di riuscire a avere o provare ad avere una mente quanto più aperta al nuovo, al diverso, senza pregiudizi, che vedo essere uno dei grandissimi mali che a volte ci attanagliano, e attanagliano anche persone in buona fede di fede, perché la fede può anche essere riduttiva. Questa è un'idea assolutamente personale che potrete tranquillamente cassarmi. È vero, può essere, dipende da come tu te la vivi e come te la... E l'essere protestante, l'essere valdese, mi ha consentito di non fermarmi nel mio piccolo milieu, ma di andare a ricercare cose anche differenti. Questo è il fratello torinese, Umberto I. Sì. Loro hanno iniziato nel 1910 no, a Torino? No, non è la data. No, loro hanno iniziato nel... qui, credo che sia qua, sai? Qua dentro? Se vai avanti, eccoli qua, che ti dice chi c'era. No, forse... Avanti. Opzione di denaro. Ecco, quadro statistico di ricoverati. Ed è fantastico, perché appunto pittori, panettieri, pescatori, pensionati, sarti, sellai, c'erano sei sagrestani, c'è tutto l'elenco, vuota? Senza professione, vuota cessi. E poi le nazionalità. Per cui c'erano 10 abissini, ma 110 americani. Pensa te, austriaci, guarda quanti! 1654. 4.000 francesi. No, 2.000 prussiani, 1.900 svizzeri. Pazzesco. E 50 turchi, per dire. Lascio anche questo come segnalino.